Ancora insieme, nuova edizione del telegiornale di Toscana TV. Sta continuando a Palazzo Strozzi Sacrati la conferenza stampa con il presidente Eugenio Giani. Si annuncia un triplo accordo. Vado subito a collegarmi con Rachele Campi, che è ancora laggiù. Rachele, ciao. Sì, buongiorno Dario, a te e a tutti i telespettatori. Proprio come dicevi tu, la conferenza è ancora in corso. Nella conferenza appunto c'è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, c'è l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. Oggi insieme per parlare di un triplo accordo. Si tratta di un accordo siglato tra la Regione, tra gli odontoiatri, i farmacisti e i medici di famiglia. Tutto questo per agevolare e approfondire la campagna vaccinale. Un dato che Eugenio Giani ha detto e che risulta essere, diciamo, molto rilevante sono che fino ad oggi sono state somministrate circa 2 milioni e mezzo di dosi. Questo, diciamo, è una prima fase di immunità di gregge. Sono state queste le parole di Eugenio Giani, ma chiedo alla regia per favore di mandare l'intervista che abbiamo realizzato al presidente della Regione Toscana. La campagna di vaccinazione, a mio giudizio, arriva in questo momento alla metà della capacità di immunizzazione del popolo toscano. Proprio stamani abbiamo superato la soglia del 1.250.000 prime dosi. Se fate la somma diventa 2.500.000, e quando si arriva in una regione di 3.666.000 abitanti a 2.500.000 di prime dosi, siamo a un primo livello di immunità di gregge. Quindi siamo sostanzialmente a metà. Le dosi complessivamente finora somministrate arrivano, ci vorranno 2 giorni perché si va a 30.000 dosi il giorno, quasi a 2 milioni in tutta la Toscana, fra prime e seconde dosi. Nella seconda parte della vaccinazione però, ora che siamo arrivati a superare, diciamo così, tutto quello che è la necessità di organizzare qualcosa che non avevamo previsto, una vaccinazione di massa di questa portata, non ce la facciamo da soli con gli hub pubblici a arrivare all'obiettivo che il 30 settembre ci possa essere una vaccinazione completa della popolazione. Fondamentale in questo una sinergia. E ecco, io ringrazio di cuore la disponibilità da un lato dei medici di famiglia, che già avevano una particolare capacità di vaccinazione e di somministrazione con l'antinfluenzale, che si rinnova con gli over 80 nella prima fase della vaccinazione. I farmacisti, è un'esperienza molto bella anche proprio di sinergia di un servizio sanitario che vede nei farmacisti dei punti di riferimento anche proprio nella campagna di vaccinazione, perché è stato lì lo snodo perché le dosi passassero ai medici di base e agli altri. Gli odontoiatri, è sempre un'emozione sapere che si va dal medico per essere vaccinati e non con il trapano a guardare i denti. Un presidente Giani decisamente felice, possiamo dirlo, dal vostro lavoro ovviamente, Rachele, là da Palazzo Sacrati Strozzi. Nel salutarti ovviamente ti chiedo a che punto è la conferenza, e poi ovviamente è stato un presidente bello positivo per quanto riguarda le notizie, che non si è posto limiti. Sì, adesso stanno appunto finendo di parlare gli altri che sono stati convocati al tavolo, e cioè i rappresentanti dei medici di famiglia, degli odontoiatri e dei farmacisti. Tutto questo, tutti questi accordi vengono fatti ovviamente per cercare di raggiungere il prima possibile l'immunità di gregge. Un altro dato positivo che ha detto il Presidente della Regione Toscana è il fatto che nel mese di giugno, a detta del generale Figliuolo, le dosi verranno raddoppiate, quindi in tutte le regioni ci saranno molte più dosi, quindi verranno fatte molte più somministrazioni. E se è possibile sentiamo anche un altro stralcio del presidente Eugenio Giani e vi restituisco la linea. Io ormai lo capite che non mi propongo più obiettivi perché è troppo variabile l'andamento della somministrazione delle dosi da parte del governo verso le regioni. Io mi fido molto del generale Figliuolo, il quale ha detto che passiamo
a 1 milione di dosi trasferite alle regioni. Sappiamo che oggi siamo su una media circa di poco più di 500.000, quindi dovrebbe essere un raddoppio. È evidente che avendo con quell'accordo che abbiamo approvato ieri in giunta e che vede oggi solennemente siglare l'intesa, noi pensiamo di poter arrivare a qualsiasi soglia, fino al 1 milione, se effettivamente viene trasmessa alle regioni questa dote, di somministrazione poi diretta alle persone. Naturalmente, quando parlo di 500.000 come ora, 1 milione come è stato preannunciato, parlo sempre di cifre a livello nazionale, quindi tradotte in Toscana significa che sulla base delle 500.000 si parla di 28-30.000 vaccinazioni al giorno in Toscana, che sono quelle che effettivamente noi stiamo facendo, il doppio se le cose effettivamente portano a trasmettere alle regioni le dosi di vaccino che sono state indicate. E dopo la parentesi vaccinale facciamo il consueto punto insieme per quanto riguarda i dati. 215 sono i nuovi positivi nella nostra regione, 8.410 tamponi molecolari eseguiti, 10.300 i rapidi, un tasso di positività all'1,15%. Firenze è il comune con più positivi, 71 nuovi positivi nella giornata di oggi, lo segue Prato con 32, Arezzo con 23 e a seguire tutti gli altri, le altre province della Toscana. Detto questo, continuiamo a parlare di vaccinazione, l'abbiamo detto, open day per gli over 40, si è cominciato oggi nell'ASL Toscana Centro a Bagna Ripoli, là dove c'era la Casa del Popolo, per noi Caterina Gonnelli. Vuole recuperare il tempo perduto la Toscana e spinge l'acceleratore sui vaccini. Dopo il successo dell'open day riservato domenica 23 maggio a chi aveva almeno 60 anni, la regione ha deciso di offrire un'identica opportunità a tutte le fasce d'età fino ad oggi aperte e prenotabili, cioè chi è nato dal 1981 in giù, con almeno 40 anni compiuti o da compiere nel 2021. Da oggi fino al 6 giugno, via 2 settimane di open day con 19.000 dosi di AstraZeneca agli over 40 senza prenotazione negli hub della regione. Il primo a partire, la Casa del Popolo di Grassina, con 297 dosi fino alle 22. Nei prossimi giorni, nell'ASL Centro, a turno toccherà agli hub di Dicomano, Pontassieve, Fucecchio, Calenzano, Empoli, Montecatini, al Pegaso 2, al Pellegrinaio di Prato e alla Cattedrale al San Biagio di Pistoia. Al Mandela Forum di Firenze il primo Open Day sarà giovedì, orario 17.22. Nell'AS Nord-Ovest, data unica domani, a Carrara Fiere, Campo di Marte a Lucca, Ospedale Lotti di Pontedera, Ospedale di Livorno e Arci Le Pescine a Rosignano. Nell'AS Sud-Est si parte da domani, gli hub saranno il Centro Affari e il Teatro Tenda di Arezzo, il Centro Sociale di Bibbiena Stazione, la Berrettini Pancrazzi di Cortona, l'hub di San Sepolcro, il Multisale di Grosseto, la Fonderia di Follonica, il Centro Polivalente di Montepulciano, il Mensana e il Papillon di Siena e il Bernino di Poggibonsi. Per riempire i vuoti negli appuntamenti del giorno successivo, tra giovedì e venerdì, partirà la nuova formula della prenotazione Last Minute. Al nuovo modello potranno aderire tutti gli aventi diritto alla prenotazione, ad oggi tutti gli over 40, anche se hanno già preso un appuntamento. Ogni sera il portale Prenota Vaccino aprirà una sezione per assegnare i posti vuoti del giorno dopo. Mattinata caotica in quel di Via Baracca a Firenze, la polizia ha sgomberato un immobile, dentro c'erano circa 40 persone di origine senegalese, per noi il servizio di Caterina Gonnelli. Intervento della polizia questa mattina a Firenze in via Baracca per lo sgombero di un edificio occupato. Le operazioni si sono svolte senza disordini, disagi però sul fronte traffico. Le operazioni hanno richiesto la chiusura della vicina piazza Puccini. Sul posto anche il personale dei servizi sociali del comune e la polizia municipale per la viabilità. Si tratta di una quarantina di persone, senza minori, per la maggior parte di origine somala, richiedenti o con asilo politico. Alcuni di loro, che si trovavano al lavoro, sono via via rientrati. Altri, sotto il controllo degli agenti, sono rimasti seduti fuori dall'immobile. Si torna però a parlare dei cittadini somali, che da svariati anni sono giunti a Firenze in cerca di asilo politico, secondo la normativa internazionale, e che in parte sono ancora in situazioni precarie. Ed erano, come avete sentito nel servizio, ovviamente cittadini somali. Detto questo, restiamo a Firenze perché da ieri si sono riaperte alcune palestre, altre ancora hanno scelto di non riaprire. Per noi c'è stata oggi Rachele Campi.
Riparte l'attività delle palestre negli spazi chiusi. Gli affezionati tornano sugli attrezzi che in alcuni casi erano stati spostati all'aperto. Un modo per invogliare il cliente a non fermarsi nonostante la pandemia. Molti erano già entrati da noi perché avevamo anche la zona outdoor, quindi fuori, però molte persone ovviamente all'interno si sta più comodi, ovviamente c'è tanta emozione. Piano piano i ritmi tornano alla normalità, in molti chiedono informazioni su come comportarsi a partire dall'utilizzo della mascherina. Ci hanno chiesto le solite regole, come bisogna comportarsi all'interno della palestra, ovviamente l'uso delle mascherine sotto i 2 metri di distanza, e l'asciugamanino, ovviamente abbiamo tante postazioni per disinfettare un po' gli attrezzi e facciamo una pulizia comunque costante tutti i giorni, ovviamente secondo le regole che ci hanno dato. Con fazzoletti e spray alla mano si disinfettano gli attrezzi. Rientrare in palestra è tutta un'altra cosa, cioè proprio sono stata veramente emozionata, devo dire, non mi sono messa a piangere, ma ci è mancato poco, perché comunque allenarsi in palestra è diverso, comunque non patisci troppo il freddo, non senti troppo il caldo, è un altro ambiente. Tantissimo, io ho sempre cercato di andare a correre, a camminare, ma chi è abituato come me da 25 anni mi alleno almeno 3 volte alla settimana, quindi sì, manca tantissimo. Vedo che ha aggiunto diversi pesi al bilanciere, le è mancata la palestra? Da morire. A parte io ero già ripartito fuori quando questa palestra ci ha dato l'opportunità di farla all'aperto, però dentro è un'altra cosa, ci si allena meglio, e mancata molto, sì. Decisamente un bel viaggio quello dentro le palestre. Intanto ci spostiamo a Livorno, dove è stata sequestrata una vettura Rolls Royce con interne in pelle di coccodrillo da parte dei funzionari delle dogane della componente CITES della Guardia di Finanza. L'auto era di importazione, proveniente dalla Russia e destinata ad una società romana. Il controllo ha evidenziato che la tappezzeria in terra era con inserti di pelle di coccodrillo appartenente ad una specie protetta ed inserita nella tutela della Convenzione Internazionale di Washington sulla protezione delle specie, per la quale è vietata ogni forma di commercializzazione senza le previste autorizzazioni. L'auto di lusso è stata sottoposta a sequestro in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria in merito alla possibilità di procedere all'asportazione degli inserti di pelle. Ovviamente l'importatore è stato denunciato. E noi invece torniamo a Firenze, perché dopo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision è già scattato il Toto Città per sapere chi ospiterà il prossimo Festival Europeo della Canzone, il servizio. Dopo la straordinaria vittoria con polemica annessa del gruppo italiano dei Maneskin all'Eurovision Song Contest di Rotterdam, è già iniziato il Toto Nome sulla città del bel paese, che ospiterà l'evento massimo a livello canoro in tutta Europa. L'Eurovision Song infatti racchiude i cantanti europei che hanno trionfato nei festival dei rispettivi paesi, e i Maneskin, dopo Sanremo, arrivano alla vittoria nella storia dell'Eurovision dopo Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno e riportano il festival in Italia. Ma quindi dove farlo? Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha scritto sui social: è iniziato il Toto Nomi delle città italiane per ospitare l'Eurovision 2022. È chiaro che la città più bella, funzionale e artistica per ospitare un evento internazionale è Firenze. E zitti e buoni, ci proveremo concretamente. Un sindaco quindi senza paura, che dopo aver ospitato mondiali di ciclismo, vertici mondiali a livello di politica e anche eventi internazionali come sarà il Golden Gala di atletica, è pronto a ospitare anche l'Eurovision. Gli ha fatto eco il presidente del Consiglio regionale della Toscana Mazzeo, che con un, come ho detto ieri, sarebbe bellissimo se la Toscana riuscisse ad ospitare questo evento, conta su di me per questa sfida, atteso quindi la mano al primo cittadino fiorentino, vedremo che ne sarà, intanto l'Italia vince. E ci spostiamo a Prato, dove prestò 50.000 euro al cliente e se ne fece rendere più di 91.000, commercialista condannata per usura, il servizio di Nadia Tarantino. Prestò a un cliente 50.000 euro e se ne fece restituire 91.500, una differenza troppo alta che alla donna, una commercialista pratese di 48 anni, è costata un processo per usura che nei giorni scorsi si è chiuso con una condanna a 3 anni di reclusione. Sul banco degli imputati, con la stessa accusa, anche un collaboratore della professionista, un 47enne condannato a 2 anni e 6 mesi. Il difensore della donna, Antonino Denaro, subito dopo la sentenza del Tribunale di Prato, ha annunciato
annunciato ricorso in appello. Nel processo si è costituito come parte civile l'imprenditore, un montemurlese di 37 anni, assistito dall'avvocato Michela De Luca. I fatti risalgono al 2009. Secondo quanto ricostruito dalla procura, i due imputati prestarono 50.000 euro all'imprenditore che, a garanzia e dietro precisa richiesta, consegnò due assegni per importi di 11.500 e 80.000 euro, entrambi messi all'incasso. La denuncia dell'uomo mise in moto le indagini del nucleo tributario della Guardia di Finanza, che in seguito a una serie di riscontri accertò i contorni dell'usura, nonostante la professionista continuasse a ribadire che una parte dei 91.500 euro si riferiva a servizi che il suo studio aveva svolto per conto del cliente. Una versione a cui prima la procura e successivamente il tribunale non hanno creduto. La difesa attende di leggere le motivazioni per poi presentare ricorso. E ci spostiamo invece nel Mugello, precisamente a Borgo San Lorenzo, dove è stato stilato un vero e proprio patto per la sicurezza, proprio in vista delle riaperture delle ultime settimane. Il servizio di Alessio Poggioni. C'è un'iniziativa nata a Borgo San Lorenzo in Mugello che potrebbe presto essere esportata in altri comuni. Si chiama sicuramente Borgo ed è un vero e proprio patto che l'amministrazione comunale ha siglato con le associazioni di categoria e alcuni locali del centro storico. L'obiettivo del patto è quello di costruire un modello di divertimento che sia dal punto di vista sanitario che della civile convivenza non vanifichi il ritorno alla normalità per comportamenti o atteggiamenti sbagliati. In sostanza questo protocollo prevede la possibilità da parte dei locali di chiedere ulteriore spazio per i tavolini all'aperto e anche l'impegno economico del centro commerciale naturale, grazie a un contributo del comune di Borgo San Lorenzo, di avere una vigilanza privata per alcune ore, le ore più sensibili, quelle dalle 20 alle 23, in cui che hanno il compito di segnalare alle forze dell'ordine, quindi alla Polizia Municipale e alla Compagnia dei Carabinieri del Mugello, eventuali situazioni di disapplicazione di quelle che sono le regole base, ovvero la mascherina e il divieto d'assembramento. È un patto di responsabilità che facciamo fra l'amministrazione e le attività economiche, perché vogliamo tenere a bada i contagi nel nostro territorio e garantire per tutti un'estate di divertimento ma in sicurezza. L'accordo è stato firmato da Confesercenti, Confcommercio, CNA, Centro Commerciale Naturale nel Borgo, e valutato positivamente anche dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in cui il patto è stato illustrato al prefetto, la dottoressa Alessandra Guidi. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale meridiano. Che dire, state su Toscana TV.